Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, andiamo subito per fare questo PES pronostico di Sassuolo-Juventus, partita del mercoledì sera. Quindi allora, andiamo a vedere intanto la formazione che potrà mettere Mister Sarri. Allora, intanto cominciamo con Szczęsny in porta, secondo me da questo non si cambia. E Cuadrado fuori, dentro Alessandro e Danilo, perché Cuadrado è squalificato, quindi lo mettiamo in fondissimo. E la coppia credo che sarà questa. Centrocampo penso che sia questo stavolta: Rabiot, Pjanic, Bentancur e ancora Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. Credo che questa sia la formazione della Juve e quindi a questo punto andiamo a giocare la nostra partita in diretta dal Mapei Stadium. Allora, che sensazione? Sensazione, vabbè, è chiaro che il PES pronostico col Milan è stato sbagliato, perché avevo messo la vittoria, era venuto fuori 1-0 per la Juve, 1-0 anche con l'Atalanta, è finita 2-2. La sensazione è che la Juve fisicamente sta meglio di molte squadre, non meglio dell'Atalanta, e questo credo che sia chiaro, vedete Mapei Stadium intanto. E è iniziata, iniziato il nostro PES pronostico. Allora, sicuramente non meglio dell'Atalanta, perché secondo me con l'Atalanta è stato un punto d'oro. E che se ne dica, rivedendo la partita con calma, sono convinto che l'Atalanta sicuramente ha fatto una grande partita, ma la Juve non ha giocato così male come vogliamo far credere. Intanto Dybala si gira, tira! Palla fuori! Primo squillo Juve con una bella giocata di Paulo Dybala. Adesso rinvio di consigli. Adesso attenzione perché c'è Berardi che attacca. Sassuolo che, ecco, devo dire la verità, ho visto anche con la Lazio, ha una capacità incredibile di segnare. Cioè comunque ha facilità nell'andare a creare occasioni pericolose, però ha anche facilità a lasciarti ottenere occasioni pericolose. Quindi è una squadra, diciamo, possiamo dire a metà, no? Nel senso che è una squadra che attacca bene ma difende non benissimo. Intanto Bentancur, sgambettato, punizione. Abbastanza evidente. C'è anche un giallo. Giallo, so, è giusto, giusto, giusto. Sì, è proprio tu. Andiamo, ovviamente, facciamola battere. Vabbè, tiriamo Ronaldo, va, fa niente. Parte Ronaldo, vediamo come va la punizione. Tiro che passa, ma fuori. E niente, dicevamo che Sassuolo, che ho visto contro la Lazio. È vero che la Lazio oggettivamente a me è sembrata una squadra, non dico a pezzi completamente, ma ho visto una squadra veramente in difficoltà. Veramente veramente in difficoltà. Al di là della Juve, la Juve avrà avuto anche problemi, però voglio guardare il lato positivo. Io credo che la risposta che ha dato la Juve con l'Atalanta, fisica e mentale, sia stata molto importante. Noi abbiamo sbagliato molto mentalmente con l'Atalanta. Attenzione Ronaldo con la grande parata di consigli. Chiaramente speriamo nel gol di Ronaldo, poi vi spiego anche perché, non tanto qua nel PES pronostico quanto proprio nella realtà. Dicevamo che appunto l'Atalanta sta meglio di tutti in questo momento, inutile girarci. Secondo me sta così bene che pagherà in Champions questa cosa. Per me in Champions non sarà così una passeggiata, come non la sarà per noi, come non lo sarà per nessuno. Detto questo, io credo, è una mia opinione, che vai a brutto errore questo, intanto di Alessandro, che reagire così come abbiamo reagito, è vero, poi abbiamo segnato su due rigori, va bene. Però aver non perso questa partita sia sintomo veramente di grande squadra. Cioè, sono più segnali positivi che negativi, secondo me. Poi, oh ragazzi, poi col senno del poi va bene tutto. Io direi che comunque alla fine, io lo sapete, chi mi segue lo sa, avevo detto prima della partita col Torino che avrei firmato col sangue proprio per finire a meno 6. Più 4, scusate, più 4 dopo la partita con l'Atalanta, insomma, dopo la doppia sfida avrei messo la firma per trovarmi nella situazione con la quale partivo prima del derby, cioè il più 4, cioè, sarebbe stato fondamentale. Tanto finisce il primo tempo 0-0, brutta partita questa del Mapei, cioè, però d'altronde da dire che il PES pronostico fatto contro Milan e Atalanta avevano fatto vedere buone cose, con anche delle belle vittorie, poi nella realtà non abbiamo vinto, quindi insomma. Niente, dicevamo che la Juve è messa abbastanza bene, e adesso la Juve
nella realtà manca veramente, veramente poco per la matematica. Certezza, gol! Vediamo se è buono. È buono, ragazzi, è buono. Paolo Dybala di testa, che non è la sua specialità, sulla gran palla di Bernardeschi. Gran gol, sarebbe una vittoria pesantissima, perché vorrebbe dire che alla Juve in 5 partite basterebbero 8 punti assolutamente raggiungibili, anche perché gli avversari, secondo me, non è che stiamo provando. La Lazio non mi sembra che stia molto bene. Io non so neanche se la Lazio vincerà con l'Udinese, devo essere sincero. Tornando al discorso Ronaldo, dicevo prima, mi auguro che Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro possa segnare il suo gol numero 29, ma che continua a segnare, perché è a 6 gol praticamente, ragazzi, perché qua si parla di Immobile, ma Ronaldo è a 6 gol dalla scarpa d'oro, Tanto gol di Dybala annullato per fuorigioco, la palla di Rabiot era splendida, però peccato fuorigioco. Cioè, ragazzi, qui la scarpa d'oro primo è Robert Lewandowski a 34 gol. Ronaldo è a 28. Mancano 6 gol. Non è che dico cioè, però non dico che è fatta, perché comunque poi dipenderà anche da Immobile, che Immobile non è che continuerà a sbagliare tutto, cioè tutto quello che può sbagliare. Certo è che vedo Ronaldo così, che la palla la butta dentro, e voi dite rigore, sì, ma i rigori vanno realizzati. E non è così. Attenzione, gran palla di Pjanic, gran gol! Gran gol, Pjanic dentro per Dybala, 2-0. Dicevamo, no, che alla fine i rigori vanno segnati. Il rigore che Ronaldo segna con l'Atalanta, il primo è bello perché è potente, difficilissimo, potentissimo. Credo che Gollini, se l'avesse anche solo toccata, si sarebbe rotto un dito, perché è nato proprio di una potenza incredibile. Ma il secondo è da grandissimo. Cioè, ragazzi, una palla del genere in questa situazione qua. Noi, se avessimo perso 2 partite di fila, io non dico che ci saremmo ridotti come l'ha ridotta la Lazio. Gol del Sassuolo intanto, qua però non era da prendere questo gol, ha riaperto tutto Djuricic. Qua proprio la dormita, proprio un sonno incredibile qua, ragazzi, mamma mia. Mamma mia, che brutto gol preso. Mamma mia, che gol brutto che abbiamo preso. Adesso facciamo il cambio, mettiamo Douglas Costa, tanto per, e Matuidi per Rabiot. Dicevamo che anche segnare il rigore non è facile, perché quella palla pesava un quintale, un quintale, eppure l'abbiamo buttata dentro. C'è niente da fare, ragazzi, quando uno è un fenomeno, e Ronaldo lo è. Cioè, continua a fare dei gol uno dietro l'altro davvero pazzeschi. E ripeto, sarei contento veramente se lui riuscisse domani a fare un paio di gol, ma ne basterebbe una partita, perché con 6 partite da giocare ne basterebbe davvero una partita e sarebbe scarpa d'oro, ragazzi. Cioè, ricordo che nessun giocatore della Juve ha mai vinto la scarpa d'oro, e vincere la scarpa d'oro in Italia, insomma, ragazzi, non è come vincerla in Spagna, questo ve lo garantisco, perché le difese non sono proprio la stessa cosa, non sono assolutamente la stessa cosa. Quindi diciamo comunque che possiamo dire che con l'Atalanta il pareggio è stata alla fine una vittoria, perché come si era messa la partita, come si stava mettendo, anche se, ripeto, io non ho visto un secondo tempo così brutto della Juve, anzi, dopo l'1-1 mi dava la sensazione che la Juve potesse veramente portarla a casa. Cioè, sono per una volta d'accordo con quanto ha detto Sarri. Cioè, che sull'1-1 si pensava di portarla a casa, invece poi è arrivata la bomba allucinante di Malinowski, ragazzi. Che giocatore Malinowski, uno dei migliori acquisti del fantacalcio quest'anno, giocatore totale veramente. Oh, Alessandro, cosa combini? Bravo, puoi recuperare. Ronaldo, bella finta, poi allarga bene per Dybala. Dybala, Ronaldo, palo! Palo, si poteva chiudere. Ma finisce così, 2-1, doppietta di Dybala e gol di Djuricic. Allora, diciamo che questa volta speriamo di vincere veramente, perché le ultime 2 volte col pronostico abbiamo vinto, poi la partita però non si è concretizzata nella realtà. Speriamo che questa sia la volta buona, e magari con uno scarto un pochino più ampio per respirare un po' di più. Sassuolo Juve 1-2, doppietta di Dybala, gol di Djuricic. Noi ci sentiamo stasera come sempre per le probabili formazioni, e soprattutto poi, mi raccomando, domani sera per il post partita di Sassuolo Juve. Ciao!